Costantino Florinda. Siamo con la signora Costantino Florinda di Castelcivita. Sì, che ricordo, vogliamo dire di che classe siete? Eh? Vogliamo dire di che classe siete? Sì, come? Di che classe? Io fa dietro 92 anni, sono del 31. Del 1931, 92 anni, benissimo. 1931. E ricordate del pellegrinaggio che si faceva da Castelcivita a piedi alla Madonna del Monte, a Novi Veglia? Sì. Che sì. Voi ricordate? Quando si chiama un monte a piedi? Quando era un monte a piedi. Che giorno partivate? Vabbè, in estate sempre, un mese d'agosto. Ma che è in estate? Ma passato più. Partivate da qua a piedi? A piedi, sì, sempre a piedi. Quanti giorni ci mettevate? A piedi. 10 anni. E poi la mamma da parte, poi la cantiere come stata la... è venuta prima della guerra. Un pagliaro così, andando fermando un po' la notte, già dopo fame. E poi ci mettiamo a fatica io la mattina, ci facciamo a camminare una tavola. Ma tu sei stato solo prego? No, no, non sono prego, no. È stato mai sempre. Poi quando arrivavamo un po' al mondo, che facevo? Ah, cantavamo, vedete, io mi dovevo la maronna, abbracciamo tutto. Tutti che pagavamo solo noi, c'è ancora la gente frustrata. La di paese. Ci abbracciamo uno. Lo sentivo la messa. Era il tempo di guerra. Dice, Madonna mia bella, dice, è venuta qua tanto lontano. La guerra che poi via facendo la cessata. Madonna mia bella, noi siamo tutti qua. La guerra che poi via facendo la cessata. E ieri perse pure un frate in guerra. Morto, sì. E poi tornavate poi a casa? Poi. E tornavamo a casa. Quanti poi. Giorni andate e ritorno? Quattro giorni. Che lo portavo per mangiare? Portavo qualcosa? Portavo niente, che entro la capo un cappuccio, portavo salsiccia, formaggio, tutto che erano prosciutto. Pane. Che tu mangiare. E poi quando tornavate? Il mondo si mi aiuta, la grazia l'hanno avuto. Con tutta questa compagnia è stata buona maronna mia. Ma poi voi venite a scontare la gente del paese qua? La sera poi venite a scontare quando tornavo. E lui cantava via via. Sentite da lontano loro in quel paese. E se la pensate, mi dice, povera, che è nel tuo mondo, povera. E scendendo poi a battere in quel paese. E lui veniva a scontare, poi prendevano loro, che era roba che portavamo a capo. E vi aiutava, aiutava. Sì, sì. E invece un'altra cosa, della guerra, che vi ricordate, la guerra del 43? Perché voi avevate... che nel 31 avevate 12 anni. Che vi ricordate la guerra, quando bombardavano? Quando io e Babri a Napoli, Siberia. A Marina. Quando bombardavano. Mamma mia. Quando sono quando finita la guerra, poi, era dentro il paese. Che, a scegliere il maiale, stanno così si faceva il maiale, sì. Fin dalla terra. Sì. E sono il campanone, fin dalla chiesa di Santa Nicola. A Castelcivita. A Castelcivita, sono il campanone. È finita la guerra, è finita la guerra, è finita la guerra, sono il campanone, è finita la guerra, è finita la guerra. Tanta cosa per me. E invece qualche ricordo delle processioni che si fanno a Castelcivita, a Maronna di Costantinopoli, San Nicola. Sì, sì, sì. Sant'Antonio, San Nicola, il 6 dicembre. Sì, sì. Perché fanno belle processioni là, sì, è vero? Sì, sì. Fanno belle feste. Sì, come si chiama il prevoto? Tu sapete il prevoto? Come si chiama? Il prevoto Angiolina. No, vabbè. Don Martino, io sono amico di Don Martino, vi ricordate Don Martino? Come che me lo ricordo Don Martino? Era bravo. Chiama Angiolina, faccio il Don Saverio. Non c'è Don Saverio, no, non lo conoscono, quello che c'è adesso. Dove è Angiolina? Conosceva Don Martino e Don Simone. Vieni qua. Vabbè, volete cantare una canzoncina? Una canzoncina volete cantare? Quanta volta mi cantato una canzoncina? Una canzoncina, non lo so, Venerdì Santo, quando si aveva visitato il sepolcro. Questo momento non mi viene in mente niente. E viva la croce! La croce, la croce. E viva la croce, allo mondo si mi aiuta e la grazia l'hanno avuta. Madonna mia bella, fa finisce vietta questa guerra. Tanta cosa bella insieme. Quando si riceve il verbo di Dio. Verbo di Dio, la luce del scenista. Dallo ventre Maria riposaste. Figliuola che nascista al Natale, sei figlia della Vergine Maria. Angiolina! Va bene, dove terminiamo, mi sembra qualche proverbio, qualche filastrocca, niente. Angiolina!
Non sa il proverbio. Che sta buono, dove? Non c'è, tu sei dove? Non vi ricordate qualche filastrocca, antico, qualche proverbio? No. Non mi viene a mente. Vabbè, allora facciamo un saluto a tutti quelli che guarderanno questo video con gli auguri di buone feste. Va bene, dite auguri di buone feste e buon anno. A voi pure buone feste a tutto quanto il prossimo. Angeli, vedi che dice su gnocca? Le feste del paese, come sono state fatte? Santa Nicola, Sant'Antonio. Facete tanta processione, Amarando lo Carmine, Amarando lo Carmine pure fanno. Amarando lo Carmine pure. Qualche San Francesco. Ah, va bene, però fate parecchie processioni a Castelcita, no? Ancora. Va bene. Avete vive le tradizioni. Ok, un abbraccio. Ciao.